Eccoci Umberto, siamo in compagnia di Michele Mirabella, appunto il proprietario della fiorelleria Mirabella. La proprietaria è la mia sorella, Giovanna Mirabella. Umberto lo sa, io sono qui coadiuo e aiuto, diciamo, l'attività da 57 anni, da quando sono nato. Portiamo avanti questo progetto. Bene. Quindi appunto, essendo qui da così tanti anni, ci può raccontare appunto quanto la festa di Sant'Agata influisce nella circolazione, diciamo, delle persone, della gente catanese e al Corso Italia ovviamente, ma comunque al centro storico di Catania. Sì, quello che dico in tutti questi anni che sono qui, che ho visto l'evento del 4 che ci interessa di più, perché l'evento del giro esterno cosiddetto, no? E praticamente qui dalla prima mattina cominciano a smuovere tutte le macchine, cominciano a chiudere il Viale Libertà, perché per permettere poi la Santa da salire dalla stazione sino a tutto il Viale Libertà per poi proseguire Piazza Iolanda e via. Piazza Iolanda fa questa famosa sosta che all'incirca sarebbe dovuta arrivare quest'anno, purtroppo ovviamente per rispetto alle norme di DPCM non potrà arrivare qui, quindi alle 12 la Santa arriva qui e usualmente già nella prima mattinata dalle 10 in poi comincia questo flusso di devoti che vengono a trovarci per omaggiare i fiori e per l'appunto per quella giornata cercano tutti i fiori delicati nei colori, il rosa ed il bianco, perché due colori simbolici appunto per le festività, tanto che infatti il 4 noi vediamo la vara di Sant'Agata adornata con tutti i fiori rosa, sono tutti garofani rosa, perché il comitato Illo Tempore ha deciso di utilizzare questi fiori perché il rosa rappresenta, è il simbolo della donna, mentre il giorno a seguire, quindi quando fa il giro interno, mettono i garofani bianchi che rappresentano il simbolo della purezza e della verginità, no? Perché Sant'Agata ha dato la vita per questo, perché lei non ha ceduto a quello che era chiamata a fare, cioè ad essere presa in sposa, insomma, e tutto quello, la storia, va bene. Sì, sì, sì. Detto questo, però, dico cosa succede ora. Purtroppo con questa pandemia non ci sarà la festa e ovviamente come categoria di settore, quindi tutto il comparto floreale, la città di Catania soffrirà certamente l'aspetto meramente economico. Attenzione, che noi lo vediamo economico perché lo vendiamo, ma di fatto per noi è sempre una missione, perché certo, i devoti, ahimè, i devoti, quelli che vanno in modo molto spirituale a trovare la Santa, usano portare questi fiori e sarà un bel danno, ma soprattutto non è solo il danno economico, ma il fatto che molti devoti si sentiranno privati nel poter omaggiare questi fiori, ripeto, questi fiori, ma comunque io penso anche una cosa che è molto bella. Noi dalla pandemia dobbiamo capire tante cose, noi dobbiamo riflettere, probabilmente la Santa non sarà in giro, però noi dobbiamo fare in modo come se lo fosse. Noi per esempio abbiamo pensato, e io saluto a questo proposito il dottor Tomasello, dove lo inviterei, un invito, se gli piace, non potrebbe essere, lo invito a far sì che se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto. Allora che faccio io? Mi sono fatto prestare da mio fratello, Don Ignazio Mirabella, questa bell'immagine di Sant'Agata. E sarebbe bello se portassimo Sant'Agata con un'immagine, un'icona, qualsiasi, davanti la nostra vetrina, per ogni negozio. Ad ogni attività che sia chiusa o aperta. Purtroppo, chiusa o aperta, perché voglio dire, la devozione non è che nasce ed è subordinata solo al fatto che si sia aperti o meno. Però se questo invito può essere accolto, non so, Presidente, che ne pensa lei? Poi veda lei, per me, voglio dire, io lancio un appello, voglio dire, io lo faccio. Se gli altri volessero liberamente aderire, bene. A proposito di Don Ignazio Mirabella, avrei da dirvi una cosa bella. Che ci vuole raccontare un aneddoto appunto che lega la sua famiglia alla tradizione e alle festività agatine. Così, così. Mio fratello, quando era ragazzo, no? Prima ancora che scoprissimo che poi volesse fare il parrino, il prete, lo vedevamo fare delle cose strane. Allora pensavamo che fosse, ma poi non lo erano. Prendeva il carrello del televisore vecchio, quello bianco e nero, okay,
e lo parava a festa. Aveva lei Sant'Agata, la statuetta, la metteva su con i fiori e faceva la processione in casa, portava questo, che noi abitavamo in Via Vesuvio, proprio qui vicino, dove poi lui fu vice parroco qui al Cristo Re, noi proprio da lì la nostra. E poi lo portava in questo carrello con la santa, come se fosse la processione, sul balcone, e aveva i mortaretti, voi forse voi non vi ricordate, quelli piccoli, e li sparava nel balcone. Cioè io dico, ma allora con mia madre, con i miei fratelli, dicevo, ma che cosa sta combinando? Ma noi potevamo mai capire che lui fosse, mio fratello è molto devoto, moltissimo, ma proprio veramente tanto, e io rispetto la sua devozione, ma lui la aveva in maniera molto molto spirituale, molto. Grazie signor Mirabella. Grazie a voi. Umberto. Viva Sant'Agata, semo tutti devoti tutti. Arrivederci Umberto. Umberto, a voi studio la linea.